Adesso Giustap. Ecco Piero Piazzi. Abbiamo un grande amico di noi. Ciao Piero Piazzi, buon pomeriggio, come stai? Bene, bene, guarda, è un periodo che poi sto particolarmente bene perché io 3 volte all'anno faccio questa dieta disintossicante che si chiama Prolon. E come funziona? Allora, praticamente loro ti mandano tutta una dieta disintossicante pazzesca. Ti mandano tutto il pacco per 5 giorni e ti dà un'energia dopo il quarto giorno incredibile. Cioè, ti switcha proprio quello che era il tuo umore se non ce l'avevi. Io devo dire, se non mi conosci, Giovanni, bene, sono una persona molto positiva. Però, ti giuro, questa Prolon è pazzesca. Poi ti arriva la scatolina a casa, non devi fare niente. Per 5 giorni non c'è bisogno di fare la spesa, tutto è... Ma sono polverine? No, allora, è a base di zuppe, di integratori. Se bevi il caffè lo devi bere senza zucchero, è ok. Ma credimi, cioè, ti cambia la pelle, la faccia, ti asciuga e ti dà... Domani siamo. Soprattutto un'energia che è pazzesca. Ma Per che cui figata. sì, il terzo giorno è un po' non complicato, però veramente quello un pochino più difficile. Ma da oggi mi sento una bomba, ti dico anche onestamente. Adesso, di sabato e domenica, mangio regolarmente e poi la riprendo. Però, perché cosa fa? Secondo me ti pulisce il fegato, perché leggevo che se tu hai un fegato praticamente perfetto, come quello di un bambino, hai un metabolismo meraviglioso e funzioni con Il piacere. fegato, devo dire, ce l'ho perfetto. Il problema Bravo. Sono un grandissimo fumatore e il problema comunque è che chiaramente in quarantena, quando sei agitato, eccetera, sfoghi le tue agitazioni sul cibo, che è normale. Per cui, però, devo dire, guarda, è una dieta pazzesca. Poi stamattina mi sono svegliato pieno di energia e ho detto, guarda, ho fatto tante dirette, felicissimo di averle fatte. Questa Bene. come oggi è l'ultima, perché io... Io fin da piccolo ho la paura non è paura di non sentirmi quando ho un equilibrio mio, per cui quando è troppo, troppo e mi allontano io. Ho paura di essere invadente con le persone, ho paura di essere riconosciuto come una persona pesante ed è tremendo, perché quando le ragazze del mio ufficio mi dicono: Madonna Piero, sei pesante, allontano e là, no, beh, succede, è bello anche sentirselo dire e capire, no? Per cui quando nell'85 smisi di fare il modello perché vedevo la mia faccia anche nelle mutande, per cui e sono contento di farla con te perché tu hai un Grazie. posto molto speciale nel mio cuore. Grazie. Sai perché? Dimmi. Se non ce l'hai, se non lo sai, non te lo ricordi, te lo dico io. Perché quando eri un bravissimo caporedattore in un altro giornale, scrivesti gli articoli in esclusiva per il matrimonio di Silvia e me. E lo E scrivesti, Piero! no, ma lo scrivesti in una maniera talmente tanto col cuore È che io bellissimo. ancora ogni tanto vado e me lo rileggo. Per cui tu sei una persona sensibilona come me. Grazie. E niente, sono felice di vivere in bellezza. Allora, se non l'aveste capito, Piero Piazzi, che è un uomo molto, molto simpatico, intelligente, con una carriera strepitosa di 35 anni, prima come talent scout, poi io direi che tu ormai sei un manager, basta con questa storia che sei un talent scout, tu sei un top manager di un segmento molto specifico che è la moda, basta con questa storia talent scout, cioè voglio dire, talent scout quando uno ha 19 anni. Allora, dopo si cresce, si diventa, si forma una professionalità e tu sei ormai un top manager di un settore importante, sei presidente della Women Italia. Intanto, scusa, parentesina, voglio salutare Stefania Castaldi e anche Rita Camelli, Fossero loro, guarda, ecco, che sono due ragazze d'oro che ci aiutano sempre, li in voglio una bene, maniera grazie. pazzesca e in ogni intervista che do mi sta vicino e ogni tanto mi dà dei calci e dici però basta perché stai dicendo troppo. La stai facendo grossa, Piero. E tra l'altro Piero Piazzi quest'anno è stato insignito, quindi è membro onorario del nostro GQ Club, è insignito del Best Dress Man 2020. Quanto felice eri, Piero? Ero molto, 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 molto felice perché trovo che sia stata, a parte una cena meravigliosa. Grazie. Personaggi internazionali di un livello eccelso.
E poi è stata una serata bellissima e poi ero in mezzo a dei personaggi incredibili, per cui ero molto onorato e molto grato a te, a Nick, a tutti quanti che avete deciso questo per me. Te lo meriti perché sei bravissimo. Senti, con te inevitabilmente, poi dopo ci racconti anche qualche aneddoto della tua strepitosa carriera. L'altro giorno ho visto un video bellissimo tuo con tutte le immagini che si sovrapponevano con le modelle. Era veramente una cosa molto toccante, molto figo. Bravo. Ma inevitabilmente parliamo, diciamo, di moda, no? Siamo tutti molto preoccupati, specialmente noi che facciamo dei magazine che in parte, almeno GQ solo in parte, si occupa di moda e di stile, però è una parte molto importante, molto consistente. Siamo tutti preoccupati dello stato della moda. Tu che ne pensi? Allora, io penso innanzitutto che sin dall'inizio partiamo da un presupposto, che la moda è la seconda voce in Italia nel bilancio dei pagamenti. È una grandissima risorsa per l'Italia. Milano è la moda italiana è a Milano. Milano era il top della moda e poi purtroppo negli ultimi anni ha perso tanto per Parigi, per New York, ma soprattutto per Parigi. Parigi ha fatto delle evoluzioni incredibili, però la moda italiana è quello che è. La situazione è drammatica perché sin dall'inizio il governo non ha mai considerato il settore della moda. In questo momento io capisco anche che quando c'è persone in cassa integrazione, persone che non arrivano a mangiare, a vestire i propri figli, a garantire addirittura delle necessità di primo ordine durante l'arco della giornata, capisco che la moda possa passare in secondo piano. Però la moda in Italia è l'Italia è la moda al 100%. Penso che io aspetto, so che Carlo Capasa si sta muovendo sotto diversi fronti per il governo, aspetto chiaramente che ci siano dei finanziamenti. Allo stesso tempo, se devo pensare agli ultimi anni della moda, penso che fosse un delirio di velocità. C'erano troppe collezioni, c'era la prela, la crociera, c'era tutto e di più, e la gente era veramente invasata di moda. Era invasata anche di quello che non si godeva, quello che aveva, e che è la cosa più brutta, perché alla fine, cioè, una cosa deve anche durare nel tempo e devi essere felice di averla e conservarla e soprattutto ogni giorno goderne di più. Per cui penso che la moda avesse comunque bisogno di un momento di tornare in equilibrio. Sì. In questo modo però non vedo tanto equilibrio, ma vedo tantissimo squilibrio. Perché innanzitutto c'è un momento di incertezza totale su quelle che sono le date. Dovrebbero essere le aziende del tessile a riaprire per prime. I negozi d'abbigliamento, ho saputo che dovranno sanificare i vestiti, per cui sarà un procedimento più lungo. Noi non siamo cinesi, per cui l'effetto che ha avuto il negozio di Hermès con 2 milioni di dollari di incasso il primo giorno non può succedere a noi, perché noi non abbiamo né la capacità economica né tantomeno quel modo di essere nuovi ricchi che hanno i cinesi. Noi siamo un paese che la moda l'abbiamo sempre vissuta, assaporata e creata. Penso che ci sarà un anno almeno di grandissima transizione. Un anno di grandissima transizione in cui ci dovrà essere la selezione naturale, nel senso che purtroppo, e dico veramente purtroppo col cuore, ci saranno dei brand che non riusciranno a sopravvivere. E questa è la mia grandissima paura, perché noi non dobbiamo dimenticarci, Giovanni, che la moda dà da mangiare a tantissime, la filiera è immensa, dalla creazione all'industria, alla vendita, ai venditori, al catering, alla sfilata, alle modelle, cioè ai negozi, ai commessi. La filiera della moda forse è una delle più grandi e complete che abbiamo in Italia. Trovo che ci debba essere un momento di grandissima umiltà. Io di umiltà ne ho vista tanta da certe persone, da certi stilisti, ne ho vista un po' di meno da tanti altri. Per cui quelli che hanno dato in questi anni, hanno avuto un rapporto consolidato con la propria clientela, non parliamo solo di grossi nomi, ma anche di nomi medi, secondo me, facendo dei sacrifici, e purtroppo i sacrifici poi incideranno su te e su me, perché la parte pubblicitaria sì ragazzi
Questo è veramente tragico. Mentre certi stilisti che non ce l'hanno fatta fino ad ora, che adesso mi lantano di ritornare, di fare brigare, secondo me non ce n'è. Io spero e credo e so che in questo momento ci sono anche tanti giovani che hanno creato, hanno dato spazio a quelle che erano le proprie idee, le proprie, i propri sogni, e che magari hanno un talento che va visto piano piano, perché noi abbiamo comunque bisogno di nuovi talenti. Abbiamo bisogno di apprezzare i nostri talenti italiani, cosa che la moda, lo ripeto, per quello che non voglio fare diretta perché sono divento monotono. No, ma allora, tu dici bene, la moda è importante, la moda è una grande industria, la moda è un'industria complicata che abbraccia tantissimi settori, che diciamo di riflesso da mangiare, da vivere, fare impresa a tantissime altre realtà. Però, diciamo, entrando, andiamo a guardare alcune cosine. Tu dicevi, sì, c'è stata una grande, cioè troppe cose, troppe sfilate, troppe esigenze. Troppe. Per esempio, il signor Giorgio Armani, che per tutta la moda è sicuramente un punto di riferimento, l'altro giorno, giustamente, cioè, dal suo punto di vista, però mi sembrava un discorso di grande buonsenso, diceva molto probabilmente è ora di finire, di far trovare nei negozi o digitalmente, eccetera, le collezioni dell'inverno, quando ci sono 30 gradi o 35 gradi ad agosto. E forse dobbiamo cominciare, appunto, visto che uno dei mantra della moda è che comunque è un lusso senza tempo. Allora, se senza tempo non può durare 3 mesi, ti sembra? Quindi, se senza tempo deve essere bello, durare e piacere, ci sarà un rigore dal punto di vista dei consumi, ma forse anche nella presentazione di questi lavori. Tutto questo però inciderà sicuramente su come è stata fatta l'industria adesso, quindi la comunicazione, quindi i giornali, ma anche lavori come il tuo, quindi quello dove la presenza delle modelle è assolutamente importante. Tu come stai riposizionando il tuo business? Guarda, noi, grazie al cielo, innanzitutto, guarda, hai perfettamente ragione, Armani ha perfettamente ragione, bisogna tornare a quello che era negli anni passati chiamato con disprezzo il pronto moda. Cioè, quelli che copiavano paradossalmente le sfilate immediatamente, i prontisti, volgarmente. Cioè, bisogna arrivare, secondo me, che le collezioni dell'autunno-inverno non vadano in vendita in estate, ma, e succederà, Giovanni, almeno per un anno succederà, per forza di cose, perché non scordiamo la maggior parte dei negozianti o ha annullato gli ordini, o, cioè, va tutto riorganizzato quello che è la filiera. Per cui, secondo me, o hanno ordinato, io so che hanno o ritirato al 50% o annullato e respinto, per cui già questa crea una complicazione a livello di economico, capisci? I negozi, cioè problemi di crediti immenso. Noi, grazie al cielo, abbiamo un team estremamente attento a quello che è digital. Già da New York il nostro network, che è Elite World, ha 18 persone che si occupano del team digital, per cui in questi mesi le ragazze sono state briefate sul postare, e finalmente, e questo penso anche che succederà, Giovanni, non hanno più voglia delle bambole zitte, ma hanno voglia di quelle che esprimono del carattere. Chiara Celsi, che tu conosci, avrai domani. Domani sera ci colleghiamo con Chiara Celsi. È una che le cose le dice al suo carattere, alla sua personalità, così come ce l'ha Maria Carla Boscono, Eve, no? Cioè, donne che dicono, che parlano, anche se non parlano con la voce, parlano con i loro post e immagini. I social media sono la cosa più importante. Instagram, adesso c'è TikTok, cioè ci sono diverse situazioni di social media che avanzano. In questo momento noi stiamo lavorando moltissimo, ti dico anche che certe campagne sono già state cascatate a casa di certi personaggi. Ah, ma davvero? E non ti dico chi, però. Vabbè. Certi si sono attivati. Certe campagne verranno scattate in studio appena sarà possibile, e io mi auguro con stylist italiane che sono più famose all'estero che qua, fotografi italiani che sono più famosi all'estero qua, le modelle italiane lasciamo stare che sempre di più ne vengono fuori, anzi noi di Women
mandando le proprie foto a info@womenmanagement.it, cerchiamo modelli italiane da lanciare, da incoraggiare. Secondo me la pubblicità non è che mancherà, ci sarà un'altra forma di pubblicità molto più sul digital. Io non vedo, cioè, allora cerchiamo di capire se c'è un'inflazione, un ribasso del 20-25%, stappiamo champagne, cioè, certo, perché sarebbe già... Ce la possiamo fare, dici? Ecco, quando poi gli investimenti si sposteranno, secondo me, molto più sul digital. Per questo noi chiediamo alle nostre modelle di essere, non solo di apparire. Io ho sempre pensato in questi 35 anni che la personalità comunque valga tanto quanto l'aspetto fisico di una modella. Ora più che mai, perché devono dimostrare, devono dare e devono finalmente rappresentare un qualcosa di vero, di concreto. Certo. Poi c'è da parlare anche del discorso e-commerce, che è un discorso che secondo me era già in grande sviluppo, ma ora più che mai secondo me la gente inizia ancora di più e continuerà a comprare in e-commerce. Io non so, per le sfilate di settembre, secondo me Carlo Capasa non farà tutto virtuale. Ecco, scusami, ti interrompo solo un attimo per dire... non so se tutti lo sanno, però le sfilate della donna storicamente sono a settembre, spesso nella seconda metà di settembre. Quelle dell'uomo storicamente sono alla fine di giugno, metà giugno, fine giugno, inizi di luglio, coincidevano con il PT uomo. Tutto è stato spostato fisicamente, teoricamente, perché poi scusatemi, ma un margine, prendiamoci sempre un margine di, diciamo, di pinze con quando diciamo queste cose. Comunque ci auguriamo che le cose vadano per il meglio e che vengano, come dire, celebrate in qualche modo le sfilate durante i giorni di settembre. Allora, sarà così? Allora, Londra ha già dichiarato che andrà sul digitale. Con tutto il rispetto per Londra, noi siamo a Milano. Milano non è Londra. Io sono convinto che ci saranno o sfilate a porte chiuse, tipo Armani, in streaming, o alcuni andranno sul digitale, ma ci sarà anche, vedi, la sfilata comunque ai tempi, negli anni 80, perché tu era tutto più selezionato, c'erano poche persone che partecipavano, era tutto più, tra virgolette, elitario, più chiuso. Sì. Devo dire che ultimamente le sfilate hanno fatto entrare e sedere in prima fila cani e porci. No, guarda, vedo la Rita sbiancare in questo momento. No, bianca però è vero, scusa. Guarda, c'è Ivano Marino, che è un mio carissimo amico, ieri sera parlava in questo periodo di chi dei presunti blogger e di chi non è blogger. Cioè addirittura escono articoli di bloggers che vengono dichiarati PR planetari. Cioè, mi sembra di essere di lavorare per Topolino, un giornale che è così, è Topolino. Beh. E vediamo degli influencer in prima fila che diceva: ma influencer de che? Cioè già io con gli influencer un po' ne considero un gruppetto molto limitato, perché la parola è influencer qualcuno o qualcosa, per cui già li vedo un po' non di malocchio, ma ho il mio gruppo limitato che amo e che rispetto. Verrà una selezione anche se faranno le sfilate in quello. Ci saranno delle presentazioni tipo come era la vecchia alta moda, secondo me, a 10-15 persone alla volta distanziate. Io le sfilate, Giovanni, non le cancellerei. Ma no, sai, perché la sfilata è vita. È vita. Ragazzi, la sfilata è, come dire, è il momento della moda. Se noi perdiamo quel momento o lo annacquiamo, come dici tu, insomma, rendendolo esageratamente, cioè, c'è stato però il momento, diciamoci la verità, Piero, in cui tutti sventolavano la bandiera della moda democratica, che doveva accogliere tutti, che non doveva più essere troppo elitaria, troppo snob, ma insomma, ma non è giusto. Una via di mezzo e vedere sinceramente sfilare della gente che fa delle nefandezze, io scusami, ce ne rimango sempre abbastanza. Quando ci sono dei giovani che invece hanno un talento e delle possibilità, io rimango anche abbastanza allibito, hai capito? Certo. Però è un altro discorso. Secondo me ci sarà tutto, sarà come le vecchie sfilate alta moda, poche
le modelle e i modelli che cammineranno con delle distanze, vedi la sfilata, tu guardi e riconosci il tessuto. Certo. Dopo la sfilata lo tocchi. Puoi avere quanti in plastica come avremo, ma lo tocchi. Cioè, in video perde tutta la credibilità, il ricamo, la lavorazione, cioè tutto quello che è l'artigianalità della cosa. Cioè, il vedere e il guardare le sfilate. Sono convinto, non gli ho parlato, gli ho sentito con Stefano via WhatsApp, Dolce & Gabbana hanno rappresentato e rappresentano tutt'oggi in, guarda, la prima sfilata ero io con loro, 35, perché in 85, chiaro, 86, un anno, loro un anno più di me, dopo di me. La prima sfilata gli diedi Marpensa gratis, per cui sai, abbiamo un bellissimo rapporto. Loro hanno sempre fatto tutto quello che è Made in Italy, la produzione in Italia. Ma quanti stilisti producono completamente in Italia? Usano modelli italiani e le lanciano. Io non ti dico che devono lavorare solo italiani, Giovanni, per l'amor del cielo. Cioè io ricevo dei messaggi in Instagram privato di robe che non ti sto a dire, che dicono finalmente lavorerò. No, calma, è perché hai la carta d'identità e il passaporto italiano, lavorerai, fermi tutti. Senti, ma che tipo di modelle? Allora, tu hai citato Chiara Scelsi, lo ricordo, domani sera alle 21 facciamo una diretta sul profilo di GQ Italia. Chiara parla che è meravigliosa. Ho visto che si è collegato con noi Francesco Scognamiglio, lo salutiamo. Ci sono molti rappresentanti del mondo della moda che ci stanno seguendo. Mi incuriosisce capire, noi diciamo, io non sono un tecnico della moda, tu sì, però diciamo qualche sfilata l'ho vista anch'io. Tu come te lo immagini il backstage di quelle sfilate, dove abitualmente c'è un casino incredibile, si cerca di mettere ordine, però insomma... Asettico. Però Gio, pensiamo, guarda, io l'altra mattina ho chiamato un mio carissimo amico e gli ho detto: io sono molto disperato perché io sono un uomo molto fisico, chi mi conosce bene sa che io stringo. Tu sei disperato per questo. Io sono disperato per questo, però mi è stato detto chiaramente: poi cambierà. Sì, quando cambierà, io devo dire. Tu sai, per il mio impegno come volontario ai tempi e come ambassador adesso, sono molto vicini a tanti infettivologi. Galli l'ho visto con me nascere ai tempi di Moroni, eccetera. Per il vaccino ci vorrà un po' di tempo. È meglio, il primo step già è avere la cura, che è già qualcosa. Sarà tutto estremamente asettico. Il backstage, lontani, divisioni, cioè tutto alquanto imbarazzante. Cioè, io non andrò al ristorante per trovarmi plexi. Ma dai, ma come si fa andare al ristorante? Ma scusa, ma che gusto c'è andare al ristorante La con fatto. un vetro tipo carcerati? Sembra di stare a Sing Sing. Però sarà tutto estremamente settico. E devo dire, Giovanni, anche lì, nel backstage delle sfilate, ti trovavi la qualunque. Troppo. Cioè, io non ti... Allora, dal troppo al nulla c'è una via di mezzo. Io mi auguro che questa, perché nella vita, vedi, io ho sempre cercato di cercare sempre il positivo dal negativo. Prendiamo questa esperienza che ci devasterà, ci porterà a fare delle scelte drammatiche, piangeremo, cioè staremo male e tutto, perché veramente questa quarantena in un certo qual modo, Giovanni, ci protegge, perché la realtà che dovremo affrontare sarà veramente tosta. E pesante. Però quello che penso io, un domani prendiamo questo momento finalmente, non ti dico per allontanare, ma per scremare e setacciare la qualità e non considerare la quantità. Però tu prima dicevi una cosa giusta, cioè, e tra l'altro mi fai la cortesia se ripeti dove le ragazze eventualmente possono mandare il loro book, il loro profilo, le loro immagini. Cioè, comunque la professione delle modelle non sarà, no, sarà sicuramente toccata, ci sarà anche lì una selezione, però tu non la vedi esaurita. No, ma no, ma no. Guarda, allora, in 35 anni, grazie al cielo, ho superato la guerra del Golfo, le Torri Gemelle, la crisi economica, eccetera. Mai come questo coronavirus, perché neanche uno sceneggiatore di Spielberg avrebbe mai fatto una sceneggiatura di adesso. No, ti dico anche che c'era una rincorsa a
tutto quello che era nuovo, cioè le chiamate new faces, per cui le usavano. Colpa non degli stilisti, dei casting director, che tu sai bene, sono quelli che scelgono i modelli, i magazine per le campagne per gli stilisti. Le prendevano, le usavano e poi le dimenticavano. Per cui ti trovavi, ragazze, io mi sono sempre battuto e mi continuerò a battere anche a livello Roma ministeriale, perché le ragazze iniziano a 18 anni e non prima. Le puoi preparare prima, ma 18 anni è l'età sana per cui possano iniziare a fare questo lavoro. Queste iniziavano a 16-17 anni, a 18, le creavi, le davi l'illusione di chissà che cosa, magari a 18 era una copertina di Vogue, a 19, 20 era tutto finito. Per cui creavi dei fenomeni di destabilizzazione psicologica di adolescenti, perché a quell'età sei adolescente. Certo. Io penso che le modelle non saranno finite, ma ci saranno finalmente quelle che valgono. Quindi sono veramente modelle. Io mi auguro che non ci siano più fenomeni che perché hanno il cognome importante, eccetera, diventino delle superstar, perché di queste basta. Insomma, lavorano, lavoreranno, sono diventate anche belle negli anni con qualche sistemazione, però insomma, cioè, ma Piero, sei no, è fortissimo. vero, scusami. Mi fai morire. C'è cioè una modella, ti entri in agenzia e dici all'allura, la classe si muove, le mani, io guardo tutto, in un secondo mi... Dai, dai, raccontami come le guardi, perché io non capisco niente. Io come sono il classico maschio etero banalista. Una bruttissima per me può essere la più bella del mondo e diventare una star. Cioè, Ah, tutto. però. Per me è un qualcosa che respiri, che ti dimentichi, ma secondo me la gente tornerà a ricordarselo, la classe. Guarda, ti faccio un esempio che i giovani non Vabbè, sanno. pesta, top. Io ti faccio un esempio di una donna, Marella Agnelli, non era bella, Bene. ma era la classe per eccellenza, cioè la classe. Maria Carla, quando la vidi la prima volta, che era stata rifiutata quando io dirigevo la Riccardo Gai, usciva dal corridoio, io la guardai, si muoveva e dissi: è una classe incredibile, ma spaventosa. La classe vale molto più della bellezza, perché te la porti indietro nel tempo, per tutta la vita. E la classe non la impari, ci nasci. C'è un qualcosa di stile. Ti svegli la mattina e hai già classe. Hai stile. Carla Bruni, quando io iniziai a lavorare con lei, giovanissima, come si muoveva. Cioè, io guardo tutto. Pensa che io guardo anche le mani, che per me è una delle parti più importanti del corpo di una donna e anche di un uomo. Ti dico le mani. Cioè, è una questione Cioè, di... cosa ti trasmettono le mani? Scusa, Piero, c'ho paura. No, le mani è una parte, secondo me, veramente importante di una persona. Noi con le mani mangiamo, gesticoliamo, accarezziamo, stringiamo. Adesso non facciamo altro che lavarci le mani, Piero, non le abbiamo più. Abbiamo delle mani bellissime, guarda, io ho imparato. Io che amo avere le mani curate, che di solito ho una ragazza che una volta al mese mi fa le mani. Ho imparato anche con mia moglie che mi aiuta a farmi il Il manicure. manicure, E fantastico. ormai siamo diventati tutto, do lo straccio, sono bravissimi. A chi lo dici, guarda. Non so far da mangiare perché sono un cane, ma quello anche quando io ho vissuto tutta la vita da solo prima di sposare mia moglie, sono negato a far da mangiare. Però faccio tutto, il folletto cambio, faccio. Ti ho visto con le tue papusse veneziane passare il folletto. Bravo, chic, chic, bravo Piero, bravo, mi sei Per piaciuto. cui io guardo la moda, guardo chiaramente le proporzioni fisiche e guardo anche, vedo già quello che può trasmettere nella macchina fotografica, cioè. Lo devi vedere poi con un testo, con delle Polaroid o con un video, chiaramente. Però capisco già dallo sguardo, l'intensità degli occhi, la profondità. Cioè, è tutto un insieme di cose. A me le bambolone che arrivano con le tettone gonfiate, eccetera, proprio no, No. no. Ma neanche GQ, però, Giovanni, perché ultimamente GQ ha fatto una scelta anche di genere femminile estremamente moderno ed evolutivo. Non abbiamo più... Cioè, no, ma sai, anche quello poi è anche un'idea editoriale che secondo me ha senso. Non sono finiti i tempi anche di un certo modo di Ma certo. rappresentare le donne. Ormai c'è Instagram per quello, che è stracolmo di, come dire, di Esatto. Barbie più pazzi. Instagram è tanto piacevole, ma tanto dannoso, perché questi ragazzi, quando postano sul telefonino, pensano di essere loro il telefonino. E poi, no, Giovanni, postano delle robe irreali. Sì, l'ho visto, l'ho visto.
che assolutamente esagerano. Mi hanno fatto vedere dei programmi con cui anch'io diventavo veramente un top, quasi degno di Women. Ma no, senti, guardo molto come si muove, estremamente, e guardo che sia, cerca di capire questa parola, trasparente, nel senso, trasparente non vuol dire che non esisti, ma quando tu hai un abito, tu non devi cioè la gente deve guardare l'abito, non deve guardare una che ha la boccona, l'occhione, gli orecchinoni, eccetera. Questo me ne insegnò Valentino quando io facevo il modello. Io ero one, nel senso avevo i capelli biondi. Fighissimo poi. Evitavano sempre i vestiti più normali, devo dire volgarmente figati. Io dicevo, ma perché a me? No, Piero, perché tu sei tanto. Quando tu sei eccessivo, vai gonfiato. Ultimamente, devo dire, ci sono certe modelle anche che sono un po' troppo eccessive. Ecco, io guardo quelle invece che mi danno un balance. E poi guardo le strane che sono quelle o di colore, non perché sono strane perché di colore, ma che hanno un qualcosa di diverso. Io sono il primo che ha creduto e ha lasciato una modella transessuale, lo sappiamo tutti. Certo. E possono dare un messaggio. Io amo tanto la personalità. Se una è bella, ma sta zitta e muta, è la donna più bella del mondo, io non ce la faccio. Preferisco non rappresentarla o dire ragazzi, no ragazzi, non ha personalità. Una di grande personalità, Maria Carla Boscono, modella italiana super top. Io mi sono dato il giorno quando... purtroppo, mi dispiace veramente molto, è mancato Peter Beard, mi sono ricordato di quella volta, l'ho anche scritto in un post dell'Italia, di quella volta che sono andato in Botswana seguendo il calendario Pirelli, quindi insieme a Peter, eccetera, c'era Maria Carla che mi ha fatto morire dalle risate perché era in una situazione surreale con lui che voleva che gli elefanti la caricassero, lei diceva questo è morta, ed era molto divertente perché devo dire che lei riusciva a passare, veramente era super comunicativa, riusciva a passare dalle risate, sembrava di stare in trattoria a Trastevere, in un attimo. Però Giovanni, vedi, Maria Carla per i canoni di bellezza comuni non è bella. Ah beh, certo, hai ragione. La sua personalità l'ha fatta diventare più che bella e sono 22 anni di carriera a livelli massimi. Maria Carla è un'icona. Certo. È assolutamente un'icona. Paradossalmente Irina Shayk, con cui io ho lavorato, sì, bellissima, era troppo bella, per cui faceva dei lavori commerciali e basta. Il suo carattere, il suo modo di comunicare con tutti, il suo essere sorridente, perché anche questo c'è da dire, la gentilezza, io amo poi la gentilezza come sentimento in generale, ma ci sono delle modelle che la gentilezza non sanno neanche dove sta di casa, cioè che hanno una freddezza, non dicono neanche grazie, capito? Cioè, in fondo, uno stilista, devo dire, in questo Gigi e Bella Hadid ringraziano sempre. Sempre, 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 sempre. Ecco, cioè, una serie di cose, secondo me, mi fanno diventare, però le capisco subito, perché la personalità la vedo. Senti, una grande top model sta per compiere 50 anni, Naomi Campbell, 22 maggio. Non è un personaggio. No, non è una top model, Naomi. No, dai. No, Naomi è Naomi. Io dico... È oltre. Top model, ci sono le new faces, ci sono le ragazze medie e poi c'è Naomi. L'unica modella al mondo in 35 anni che mi abbia fatto venire l'alopecia. È stata unica, devo dire. Unica. Beh, Naomi è Naomi, non è una top model... E secondo me è geniale, è bravissima. Guarda Giovanni, in questo momento di inattività per tante persone, Naomi tutti i giorni fa col suo trainer la live, la diretta, facendo vedere i suoi esercizi, e fa sul suo canale YouTube degli incontri incredibili con Christy Turlington, Anna Wintour, Linda Evangelista, Cindy Crawford. Naomi ha una personalità che è
unica, fa disperare, perdeva gli aerei. Io mi ricordo una sfilata ancora alle 7 del mattino, mi ricordo ancora, doveva essere alle 7, la sfilata era alle 9. Io la chiamai alle 8 e mezza, non rispondeva, alle 8 e tre quarti era Jenny, che era un grosso marchio allora. Certo. Era disegnato da Gianni Versace, fra l'altro. E Naomi mi rispose, I'm in my bubble bath. Ho detto, bubble bath. Bagno con le bollicine. Lei è arrivata alla sfilata, hanno aspettato lei. Cioè, Naomi è Naomi anche per quello che è stato. E poi per i suoi capricci, per i suoi... Per le sue, come Carla Bruni. Carla Bruni, che è una delle, guarda, credimi Giovanni, non ti parlo di modelle, ma di donne. Poi ha fatto questa sciocchezza ultimamente del video, ma non sapeva della gravità. Cioè, e credimi, conoscendo Carla, è una delle donne più intelligenti che ci siano. Ma quando arrivava Carla Bruni, ti lasciava, io mi ricordo ancora una cosa incredibile, una filata di Dolce Gabbana. Allora, era anche una sfilata presto la mattina, no? Questa era una cosa meravigliosa. Carla Bruni arriva e non stava bene. Poi lei, quando ti diceva che non stava bene, non diceva non sto bene, diceva mi manca il fiato, non sto bene. C'era tutto un parco di, capito? È meraviglioso. Ho detto, Carla, guarda, c'è la sfilata, voglio vedere un dottore, eccetera. E lei aveva questo Rob Manteau, che spiego a chi ci segue, è praticamente un pezzo unico tenuto da dei bottoni, come immaginate un grembiule fatto con la martingala dietro, eccetera. Quella aveva una zip in fiera, dove c'erano le sfilate allora, c'era il medico dalla mattina quando apriva, eccetera. Ha detto, Carla, andiamo dal medico. L'accompagno dal medico, che dentro uno stand aveva proprio un ambulatorio. Piacere, Carla Bruni, era conosciutissima. Allora, ma guardi, la devo visitare, si spogli. Allora lei ha fatto questo movimento con la zip, si è aperta, si è tolta il romanto con i tacchi alti, si è seduta sul lettino. Io ho visto questo dottore giovane che si doveva mettere lui sul lettino, sbarellava, spalvolava. E lei che diceva, dottore, non si preoccupi, cioè, mi visiti bene, però. E c'era il dottore che non capiva niente. Io l'ho visto a un certo punto tremare. Detto, vai, non che è... bello giocare al dottore con Carla Bruni. Esatto. Ma che meraviglia. Ma queste donne non esistono più. Mi ricordo. Senti, Massimo Leonardelli, grande amico, poi parliamo anche del tuo impegno sociale. Ci ricorda anche Iman. Fantastico. Iman è come io, almeno, io mi sono mai sentito così basso, così piccolo, ma soprattutto così proprio, cioè lei entra in una stanza e sembra la regina di Saba. Però vedi, Iman è una donna troppo gentile, troppo educata. Ci si ricorda di Iman per la sua bellezza, per il matrimonio con David Bowie, per la carriera non bella, meravigliosa che ha fatto come modella. Ma Naomi è diventata Naomi per qualcosa in più, cioè proprio per qualcosa in più di quello che è il suo carattere, a volte anche arrogante. Cioè, l'altra sera a un certo punto ho visto un video dove lei in intervista dice non iniziare neanche a parlare con me se non ti metti il rossetto in bocca, per favore. Ma detto da lei, diventa un mantra. Ma adesso te ne racconto una io, Piero. Allora, una volta vado a Punta dell'Este, non tantissimi anni fa, però insomma è passato un po' di tempo. Valeria Mazza. E c'era Valeria Mazza. Però a un certo punto io, quando ho scoperto che a Punta c'era anche Naomi, siccome stavamo facendo un reportage, volevo assolutamente incontrare Naomi, no? Sai come sono i giornalisti? No, cavolo, c'è Naomi, bisogna vedere Naomi, parliamo con Naomi. Però naturalmente quella svicolava. A un certo punto mi metto sulle tracce di Naomi e la raggiungo su una collina dove un pazzo tedesco, che non so da dove venisse, ma poteva anche essere un ex nazista che si era rifugiato in Uruguay, aveva costruito un bunker, ma veramente un bunker, sembra quelle feritoie, in cima a questa collina, e aveva dentro un posto stupendo, tipo la mia Africa in miniatura infilato lì. E dava su delle colline, tipo campo da golf, con tutti i cerbiattini, il laghetto, eccetera. A un certo punto, lì, seduta su una roccia, c'è Naomi Campbell. Allora, io arrivo... Stava lavorando o era in vacanza? No, era in vacanza, si faceva i fattacci suoi. Io un po' terrorizzato, cioè un po' imbarazzato, un po' impaurito, perché lo sai come Naomi che si dice...
non va a finire benissimo. Allora mi avvicino, dico: ciao, come stai? E lei mi guarda: non ci conosciamo. Dico: no, non ci conosciamo, ma sai, io lavoro per questo giornale. Allora lavoravo per Vanity Fair. Ah, dice Vanity Fair, sì, ho fatto un sacco di lavori con voi, come stai? Siediti, eccetera, eccetera. E chiacchieriamo. A me non mi sembra vero, no? Cioè, sono già tutto lì felice. A un certo punto, come c'è un fotografo, mio amico Machi Galimberti. Allora gli dico: ma senti, Naomi, visto che stiamo facendo questo reportage enorme, eccetera, eccetera, non è che per favore faresti una foto per noi, ma una foto non posata, proprio così. Lui ti fa una foto, tac, così, e ti mettiamo in questo portfolio. Lei mi guarda con, sai, con quello sguardo pantera, no? E dice: va bene, ok. Allora io non ci credo quasi, no? Sono felicissimo, il reportage è sempre più ricco. A un certo punto io allora ancora fumavo, stavo fumando una sigaretta, e gli dico: mi offri la sigaretta? Mi guarda come una pazza e comincia a urlare: non devi fumare, assolutamente! Lei fumava? Sì, fumava. Non devi fumare, assolutamente, come ti è venuto in mente? Dico: cazzo, cioè, prima ti avevo chiesto una foto tutta tranquilla, no? Ma la foto era... Sì, abbiamo fatto una foto meravigliosa, col tramonto, le rocce, lei stupenda. Audio. Potevi arrivare a chiedere a Naomi Gamber la foto, cioè... Beh, certo, non un selfie, adesso si chiedono i selfie. Noi allora chiedevamo le foto per fare i reportage, quelli veri, capito? Però ti posso dire una cosa, io ho un'adorazione per Naomi. No, adorabile. Mi ricordo un altro episodio bellissimo allo studio Ambrosetti, lei aveva questo flirt, lo ricordi, con Matteo Marzotto? Okay. E c'era la Marta, tutta orgogliosa, naturalmente, felicissima. E lei arriva con l'elicottero insieme a Matteo. Naturalmente l'elicottero lo fanno abbassare troppo, ovunque, addosso a tutti questi industriali che pensano: ma chi è sta pazza? Esce fuori, esce Naomi Campbell dall'elicottero, tutti zitti. Ma sai, lei poi, Giovanni, ha una qualità che è pazzesca, ha la versatilità. Beh, è versatile, versatilità. Scusami, è stata incredibile, cioè riesce a essere una dama di gran classe col cappellino ad ascolt, poi riesce a essere una bomba sexy e una grunge vestita di stracci, cioè è incredibile, è veramente incredibile. Io la adoro. Cioè, sai che l'altro giorno proprio mi ricordavo, io alla fine ho la con tutte, guardo la televisione, vedo anche la Cucinotta, la Colombari, Grené, Roberta, cioè tutte. Aspetta, e quella capricciosona di Affef? Adoro Affef. No, io la adoro Affef. Affef, sì, è una meravigliosa. Un bacio da Affef. E Affef l'ho sempre difesa, perché quando si al matrimonio con Tronchetti fu accusata, eccetera, Affef, cioè, non ha bisogno di nessuno. Affef è Affef, è meravigliosa. Okay. Una persona straordinaria, sono felice di averci lavorato e sono felice che faccia ancora parte. La cosa bella è che tante di loro, tantissime, fanno ancora parte della mia vita. Quando io iniziai a fare questo lavoro e smisi di fare il modello, e comunque volevo ancora sempre continuare gli studi per fare l'avvocato. Ancora adesso dico: non sarà il lavoro fino alla fine, capito? Fra un po' mi danno anche il Golden Globe alla carriera e sono... Cioè, no, no, ma non è ancora finita. O Sofia Loren, no? Ti danno i premi alla carriera. La laurea d'onore in voi. Esatto. E io dissi: ma io alla fine di... Io in vecchiaia tu vivi di ricordi, di passato. Ma se faccio questo lavoro, cosa posso ricordarmi con le modelle, eccetera? Invece la cosa bella è che da tutte loro ho imparato tantissimo. Io adoro imparare più che insegnare. Ho imparato veramente, veramente tanto e mi hanno dato. Mi hanno dato, e se ancora faccio questo lavoro è tanto grazie a loro, anche all'energia. Piero, abbiamo scherzato, ma facciamoci seri per 5 minuti. Allora, tu sei testimonial di Children for Peace. Il tuo impegno è importante, sei stato diverse volte in Africa. Cosa può diavolaccio accadere se noi, che dovevamo essere super attrezzati e preparati per qualsiasi cosa, siamo stati messi in un ginocchio nel giro di poche settimane in un continente come quello africano che tu conosci, con un'emergenza come il Covid? Allora, Giovanni, The Children for Peace in Uganda
si appoggia a una missione, a una situazione di missionari comboniani che sono guidati da questa suora che vorrei avere come Presidente della Repubblica. Mi ricorda tanto i Mambolini in certi momenti, che si chiama Giovanna Calabria. Dato adesso dove Massimo Leonardelli ha i rapporti quotidiani, che la situazione è tragica perché loro devono fare comunque la quarantena. E loro vivono, loro non hanno risparmi, il risparmio non si sa neanche cosa sia, loro c'è la sopravvivenza va dalla mattina alla sera, vivono il day by day, e loro vivono del loro lavoro e soprattutto della raccolta sui campi e degli alberi di frutto per mangiare. In questo momento non possono né lavorare né fare. Per cui ci sono tutte queste famiglie, noi ci occupiamo di famiglie e di bambini sieropositivi, ma non solo, perché è mortale ancora ed è una vera pandemia. E devo dire che negli anni hanno avuto tanta informazione e si sta evolvendo in meglio. Il problema è anche la mortalità adesso, perché tante persone non hanno veramente da mangiare. Guarda, e questo, per questo voglio dire... Chi vuol fare una donazione, io l'ho già lanciata diverse volte, su www.thechildrenforpeace.org, anche 5 euro, anche 10, non mi interessa, ma noi stiamo mandando soldi per aiutare, per prendere cibo per queste famiglie. Anni fa, mi sembra 60 anni fa, una coppia di medici milanesi, Corti si chiamavano di cognome, hanno costruito questo ospedale a Gulu, in Uganda, dove c'è anche sì, Uganda. E devo dire che loro sono morti, lei di HIV, lui di Ebola, e devo dire che questo ospedale, credimi Gio, nella sua semplicità è pazzesco. I più grossi primari vanno a fare volontariato, hanno dei dottori meravigliosi che vanno a fare dottorato, dei dottori anche affermati che sono là. Chiaramente questo ospedale può aiutare ovviamente a temporaneggiare nelle cure, eccetera, ma c'è tanto, tanta paura che succeda il disastro. Chiaramente non sono in grado di affrontarla come siamo noi, come siamo stati noi. Vedi, Gio, è difficile per noi, figurati per loro. Mamma mia. Qui io sono molto preoccupato anche oggi con Massimo, che l'ho sentito. Io non ho paura di andare. Assolutamente. Chiaramente se c'è il corona non possiamo andare. Però avendo anche lavorato in tanti corridoi con l'HIV, quando la gente pensava che ci si infettasse così, non ho paura. Però davvero, io voglio ricordarlo, c'è tanto bisogno d'aiuto, www.thechildrenforpeace.org, con qualsiasi somma salvate veramente le vite. E per chi vuole invece conoscere il mondo della moda come modello, info@womenmanagement.it. Noi cerchiamo delle nuove modelle, assolutamente, che le mamme non mandino mia figlia a 14 anni, 12, 13, perché veramente lì inizio a urlare, divento peggio di Zarathustra. Le ragazze devono scrivere loro, non le mamme, devono avere almeno 16 anni per essere preparate, per essere un domani lanciate nel mondo della moda, se avranno i requisiti, ecco. Poi una cosa che volevo dirti, ha sempre fatto il Made in Italy, perché tu hai Nick Piras, che è bravissimo. Bravissimo, forza Nick Piras. Tutti i tuoi stylist, i fotografi, anche quando... Guarda che t'ho perso. Siete stati davvero grandi per l'Italia. Grazie, e ne approfitto per dire che il prossimo servizio di GQ Italia, che speriamo di scattare tra una ventina di giorni, quando si aprono un pochettino le porticine, magari qualcosina si comincia a rimettere in piedi, sarà fatto in Italia, molto probabilmente a Milano, con fotografi che sono o italiani o vivono a Milano e li consideriamo praticamente italiani, e modelli italiani. Caro Piero, vedi che ti ascoltiamo. Anni, grazie mille di tutto, grazie. Un abbraccio a te, Piero, grazie per essere stato con noi. Grazie, Gio. Ciao, a presto, buona serata. Ciao. Allora, grazie davvero al nostro amico Piero Piazzi, Best Dress Man del 2020, membro onorario del nostro GQ Club. Sono davvero felice che abbia deciso che l'ultima diretta, perché secondo me si è rotto le balle giustamente di fare dirette, e
la fatta con GQ Italia. Io vi ringrazio tantissimo perché siete stati con noi ipernumerosi. Nick Piras, Michele Viola, ho visto Nicola Vannuccini, saluto Tommaso Russo, insomma tantissimi amici di GQ che ci seguono tutti i giorni. Domani tornano le dirette di GQ. Per noi queste dirette sono importanti perché ci piace, come dire, tenere compagnia alla nostra community, alimentarla, creare nuove relazioni, raccontare delle storie, raccontare degli aneddoti, parlare delle passioni maschili. È un modo che, ve lo dico con grande franchezza, fa sentire anche un po' più attivi tutti noi. Ciao Marco Bernino, e tutti noi che lavoriamo abitualmente con dei ritmi completamente differenti, in modo diverso. Oggi sono andato in redazione in Condé Nast, ho cominciato a passare i file del prossimo GQ che uscirà a fine maggio, quindi non vi preoccupate, GQ continua la sua storia, non molliamo, ci stiamo impegnando tantissimo, vi faremo delle sorprese credo molto gradite e piacevoli. Allora, io che sono un po' rimbambito, ogni tanto perdo dei colpi, mi ricordo che domani sono super felice di Chiara Galeazzo e alle 17. Ce ne sono tante di dirette, tenetevi aggiornati sul nostro canale Instagram, sul nostro profilo Instagram, e però domani sera alle 21, quindi Chiara Galeazzo alle 17 presenta Honolulu, che è il suo nuovo brano singolo, sono super felice che abbia scelto GQ Italia, mentre alle 21 c'è Chiara Scelsi, grande modella di cui abbiamo anche parlato con Piero Piazzi, molto molto simpatica. Chiara è veramente un piccolo fenomeno, lei sui tatuaggi, il gatto, il cane e tutta la band di Chiara Scelsi per una diretta serale. Buon aperitivo se ve lo fate, buona serata, io penso che scenderò in cortile a giocare a pallone con mio figlio. Ciao!